mi è rimasta in testa per parecchie ore. Non lo so, mi colpisce particolarmente, non so, però funziona veramente bene. Comunque, allora, non divaghiamo, fatemi bere un attimo, non ho manco pranzato. West Virginia. Mamma mia, che male al cuoricino. Allora, continuiamo, stavamo facendo la campagna di Leon la volta scorsa, bel livello principiante, capitolo 2. Ah, posso... Non ho capito, scusatemi. Ah, non posso. Perché me lo fa? Perché mi fa vedere la difficoltà se... sono molto strani questi menu. Vabbè. Cop, no, inizio una partita, va bene. Oggi si spara agli zombie e se tutto va bene... Oggi che giorno è? Lunedì? Sì, martedì, complimenti a me. Se tutto va bene, giovedì cominciamo Silent Hill. Che cazzo di paura! Ma che state facendo? Che stanno facendo? Stavano parlando... Avete visto? Cominciamo benissimo. Perfetto, allora qui... qui ci sono zombie, zombie cazzi, stavo dicendo già. Quindi non fermiamoci. Eccolo. Mamma mia! No! Posso... Che belli che sono comunque! Sono veramente fighi! Sono veramente fighi! È tipo la prima volta che vediamo degli zombie realistici, diciamo, fatti mo morti, marci. Ah, Bastila si sta recuperando, Away. Ragazzi, guardatevelo, Away, su YouTube, veramente mi ha fatto così male. Ah, grazie. Mi ha fatto così male giocare quel gioco di merda. Almeno datemi delle visual, c'è una gioia. Non dico che mi deve arricchire, non voglio fare chissà quali risultati, però una piccola gioia, per favore. Guardatevelo quel cazzo di gameplay. Ah! Mi piacciono un botto sti zombie. Posso farmi tutto il gioco? Posso farmi tutto il gioco in un cimitero? Li adoro! Quale gameplay, infatti, va. Lasciamo stare. Allora. Devo dire comunque che potrebbe essere considerata una critica anche, ma il compagno con l'IA è cattivissimo e credo che abbia le munizioni infinite. Cioè, penso perché non ha un inventario suo e non usa le mie, per cui suppongo che... Che cazzo? Elena, che cazzo fai? Non posso farle un complimento. Oh, Max Muten, grazie. Non posso farle un complimento, veramente. Avevo finito di dire che era intelligente e si è buttata nella fossa. Quanti sono? Comunque no, sto gioco da giocare in coppa deve essere divertentissimo. Sto gioco da giocare in coppa deve essere veramente divertente. Ma... Quindi non puoi scendere. Fatta cadere in acqua. No, la trama di Chris non si gioca con lo Sbeku, ma sicuramente faremo co-op con lui quando farà la serie lui sul 6, quello senza ombra di dubbio, però per adesso me lo gioco per i fatti miei. Chi è? Buongiorno, buongiorno. Sì, fra circa 3 secoli, più o meno quando avranno annunciato Resident Evil 9, penso che... Che cazzo? Ah, ma è quindi è... Ah, ok, una trappola. Infatti non... Sì, l'ho mancato. Zombie porcelloni. Zombie zozzoni!
Ok, quindi questa dovrebbe essere una trappola, solo che funziona una volta sola, ci puoi cadere. È un buco monouso. Quanto suona male questa cosa che ho appena detto. Ci siamo capiti. Salve, salve. Allora, mi sono persa. Non è vero, noi abbiamo il potere incredibile. Ih! No, no, aspetta. Mamma mia, che cafone sto gioco. Chi stai sparando? Ma dai, ma non è vero! Ma porca puttana! Ma non è vero! Era tipo 30 centimetri! Mentendo! Comunque, questi zombie sono proprio belli. Mi piacciono un sacco, non so perché siano nudi. L'ultima volta che ho controllato la gente non si. Non si. Mette. Non si sotterra. Che. Ma che cosa è successo? Ma perché si. Stunnato dal stordito dal lampo. Vabbè. Non capisco. Lì ho una paura. Ah, guardate che ho visto. Mamma mia, l'occhio. Posso colpirlo? No, aspettate, mi state dicendo veramente che quando ci sono i lampi mi accego? No, aspetta, ma siamo seri? Io non ho parole, veramente. Buon pomeriggio a tutti. Allora, l'altra volta eravamo tantissimi. Non so quanti sono rimasti delusi da questa esperienza, dalla prima esperienza e si ritireranno questa volta. Sì, vabbè. Comunque, le mosse melee sono veramente fighe. Cioè, nel senso, forse troppo. Cioè, a principiante te la puoi fare quasi tutta a calci. Vabbè, ce lo stiamo giocando per la trama. Ok, grasso. Morbido. Qui? Ma quale delusione. Esatto. Checkpoint? Ah, che paura, cazzo! Allora, io teoricamente dovrei andare qua, però immagino che la porta sia chiusa. O no? E che cazzo, avevo premuto... Dai il calcio al cane! Niente, si può dare il calcio al cane. Ma può essere che sono infiniti? Penso che siano infiniti a sto punto. Allora, qua sarà chiuso. Damn it, it's locked. È chiusa e ovviamente non puoi minimamente. Non, cioè, co come farei mai a scavalcare questa porta, no? Cioè, impossibile. Io proprio non riesco a immaginare. Io mi domando come si possa scavalcare quella porta, proprio insormontabile. Forse qui ti metti un po' un attimo di farmi punti abilità, boh, non lo so. Allora. Che succede? Che ha Sabaku? Dov'è? Ecco, ho letto abbandonato e sapevo che era lui. Che sta facendo? Che fa Sabaku in live? Abbandonato? Semmai tu mi hai abbandonato, che dovevamo giocarlo assieme e se aspettavo te, usciva il 9.
Io che mi spavento di queste cose. E quindi? Le chiavi ce l'ha il cane? No, non ci credo, le chiavi ce l'ha veramente il cane. Non è possibile. Spinibotti, grazie per il dono. Guess there are worse things than chasing a dog through a cemetery. Yeah, it could be chasing us. Ah sì? È un boss, ma io non ho problemi, cioè. Cioè, abbiamo un fucile a pompa, quello è un cane marcio comunque. Oh no, il cane. Vabbè, ora sono usciti tutti i cani del mondo. Che succede? Qua mi stanno facendo. Che stai facendo? Eh no, non ti. Non ti. Spa un secondo che qua. Non ti sono. Vabbè, però, che succede? Venerdì Sì. Io alle 17 ai live. che cosa ne so? Tu mi stai facendo le domande mentre io sto facendo un'altra cosa. Aspetta. Perché succede? È una giornata strana. Aspetta un secondo. Qua che mi stanno facendo il. No, non morire, no! Cadono fogli! Sta succedendo? No, no, quello è un'altra cosa. Come cazzo si mette pausa? Non si può È un mettere pausa. Souls-like. È un Souls-like. Ok, non ci live. Eh no, però c'era le 15. Vabbè, sì, non c'è problema. Perché? Poi ti Va spiego, non bene, preoccuparti. ok. Allora, comunque il sabotaggio ha raggiunto dei livelli. Non è vero, non è vero. No, no. Io non vorrei solo farvi notare questa cosa. Io non ho parole, cioè. Veramente. Io comunque, cioè, vabbè, ma mi aveva detto che si può fare il counter a sta mossa, ma è tipo impossibile, dai. Cioè, la finestra dei Perry di Dark Souls Now 2. let's get to that cathedral. Guardate come corre male Leon, comunque. Allora. Sì, stavo per fare game over comunque. Io non. No, Dio, non penso che fai game over se ti prende. Cioè, adesso mi state facendo venire l'ansia. Cioè, se non sfugga alla presa mi uccidono, non penso. Faranno più danno, penso. Ecco, ne è valsa Ok, la we're in. pena. Che, ripeto, non si poteva scavalcare questo cancello. Sì, però, ragazzi, ma il motivo di. Perché questo zombie dovrebbe essere diverso da. Leon, are you all right? Well, nothing broken anyway. Good thing too. Kinda doubt you'd be double up back for me. You never know. Meet me at the Ma Leon, t'arrampichi! Vabbè, sta cosa è una cacata. Mica mi sono arrampicare pure io qua. Ah, eccolo! Ah, guardalo! Sgrullo! Vieni qua! Io ti rompo il culo, ti rompo! Vieni qua, sgrullino! No, non è sgrullino, lui è. Eccolo, io! Aspetta, cambio arma. Lui è quello spaventato. Quanti siete? Vieni qua. Levati, levati! Non li uccisi perché danno 1000 punti esperienza, no? Ah, c'è un altro lì. Guardala dov'è. Fatemi controllare se ce ne sono altri. Violenza, che casino. Comunque si poteva tranquillamente arrampicare, eh. Just saying. Qui? No.
Sì, era chiaramente un problema alla tiroide, esatto. Sì, hanno un po' il gozzo. Man, you're a sight for sore eyes. Thanks. C'è stato quel momento di silenzio imbarazzatissimo. Ma non serve, non serve! Apritela come le persone normali! Che stai facendo? È molto nervosa questa ragazza, io non la farei arrabbiare, eh. Non so voi, ma io ho molta paura. Continuo a dire che proprio percepisco una rabbia repressa incredibile. Vabbè. Non mi pare che ci sia altro. Ok, finalmente siamo entrati in sta cattedrale. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Look, it's just us. Hurry up and let us in. Giustamente, comunque. Aia. Ok, momento di curarsi. È il momento di usare il pompa. Oh merda. Beh, è un pompa con una rosa inesistente, cioè con un'area di... Ah, vedete che ci sono, che adesso ce li hanno i vestiti. Ce li hanno i vestiti. Eeeh, che sbreccola però. Church bells? Are you kidding me? Get ready. Here comes company. Ora io raccolgo tutto perché lo so che mi... che poi mi perdo le robe. Guardala! Ma sta mossa è incredibile! Ma la mossa è incredibile? Che ha preso l'oggetto di uno per colpire l'altro? Ok, quello è strano. Ok, quello è strano. Questo è strano. Non sento un cazzo. Ai! No, che open the door, mi sto divertendo un sacco. No, fammi prendere i 2000 punti per terra. Via dal cazzo. Via dal cazzo. 3000. Ciapa tutto, ciapa. Scherziamo. Devo fare. Non posso, ancora devo combattere, ok. Questo sta dormendo? Ok. Questo stava palesemente dormendo. Questo è caduto. Ma sono bellissimi comunque. Sono veramente carini. Vabbè però, che palle sta attacco. Che no, no, no. I'm putting a lot on the line trusting you. Hope this info of yours is worth it. Take my laptop. Pespe, che roba qua. Allora tu, Pirulino. No, che get inside! Aiuto a ammazzare sto coso, spè! Guarda, mi dà le spalle il cornuto! Dammi 1000 punti qui! Sì, sto andando, arrivo, aspetta!
Vabbè, ok. Andiamo, andiamo. Come on, get inside, hurry! Sì, Pandemonium, esatto. Un gioco tranquillissimo. Ok. Adesso si scoprirà la verità. Sorry guys. We're not rescue workers. Poverini. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. Oh, che antipatia questa cosa. Beh, allora, per quanto riguarda le critiche, al momento quello che vi posso dire è che visivamente parlando non gli posso dire proprio niente. Per adesso è veramente bello, cioè gli ambienti sono proprio fighi. È comunque un gioco PS3, ok? È proprio bello, cioè, ma anche proprio, cioè, è proprio una bella ambientazione, al di là proprio della pura grafica. È proprio figo, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la storia, al di là del fatto che ancora non si è capito niente, ma non è tanto il mi mancano ancora informazioni, è proprio spaesante, cioè perché ti dà fastidio perché ci sta che mi fai un prologo in cui non è chiara qualcosa e poi me la spieghi, ma già il prologo io l'ho passato, cioè sono al secondo capitolo e io non ho capito un cazzo, cioè io mi sono giocata Resident Evil 5, mi gioco il 6 e non ho capito un cazzo. Cioè io non so quanto tempo è passato, cosa è successo, so solo che c'è sta nuova ombrella dietro, però appunto è molto spesante. Mentre per quanto riguarda la questione degli enigmi, io purtroppo sono... Marco, he's in the PSAA. Io sono di parte perché a me non sono mai piaciuti, diciamo, quindi non lascio un po' il tempo che trova il mio giudizio, ok. Aspettate, posso provare a... Posso usarla? Ah, ecco come funziona. Ok, scusatemi, devo svuotarmi l'inventario. Ho sbagliato tasto. Ecco come si faceva funzionare, ok. Continua a sbagliare. No, butta. Riponi e poi... Non posso. Perché? Ora posso. Non ho capito. Non posso. D'accordo, non posso. No, l'inventario è proprio brutto. L'inventario è proprio brutto, non mi piace. Questa cosa è sporchissima. Questa cosa è un casino, secondo me. Non è per niente bella. L'HUD in basso a destra non è male una volta che ci si abitui. Non è male. Ma anche l'idea, allora, l'idea di intrecciare le campagne. Cioè, c'è un'idea dietro, però è proprio cafone. È forse un po' troppo cafone. Laiden, grazie. Ah, tra l'altro, Prince of Augusta Taurinorum, 5 mesi, grazie. Scusa se non ho letto prima, forse ero presa a dare botte agli zombie. Madonna della felicità. Ok, qui manca un'altra madonna. Ok, dobbiamo trovare un'altra madonna, forse. It was open the last time I was here. Shit. What do we do? Yeah, we'll figure something out. Let's take a look around. Resident Evil 5 ha altri problemi, a cominciare da quel merdosissimo filtro verde che me lo fa veramente schifare, cioè proprio da nausea per quanto mi riguarda. Secondo me rovina delle scene quel filtro verde. Come se fosse Matrix, cioè non ho capito quel filtro. E poi vabbè, a livello di gameplay è... Preferisco questo, nel senso, adesso almeno con Leon, perché
è, almeno è veramente action. Cioè, il 5 lo vedi che non ci hanno manco provato. Cioè, il 5 è proprio una copia carbone del 4 fatto un poco meglio. Cioè, hanno le stesse animazioni. È proprio, da questo punto di vista, è molto pigro, secondo me. Cioè, cazzo, nemici nuovi, ma almeno mettici delle animazioni nuove, che cavolo. Proprio uguali tutte, quasi. Non lo so. Mi convince poco. Visto che comunque me l'ho fatto pagare a prezzo pieno, però hai fatto tipo la metà delle cose. Allora, io prendo la Madonna. This isn't just part of the decor. No. Ok. You're right. There's more here than meets the eye. Ok. E niente, devo salire sopra. Abbiamo questo enigma incredibile. Porta che non si apre. Ah, questa però si apre, ok. Cioè, l'idea di fare campagne diverse con personaggi diversi che hanno dei gameplay un po' diversi è proprio bella. Bisogna un attimo capire com'è l'esecuzione. Però dovete stare anche zitti, sì? Allora. Aha! Dai che c'è la Madonna dentro. Eccola. Madonna è la carità. Ma sono uguali, io come faccio a sapere? È identico to the other one. Something tells me they're not just for show. Leon ormai è sveglio. Ah, la mette lui, non è manco un enigma, ok. We must be missing something. The two motherly saints will reveal the path. E non posso farlo. Dunque, no, in quest'ordine non si può fare. Sì, no, ormai Leon è un esperto di enigmi. Esatto, esatto. You got it. Are you okay? Quanto sta correndo male? Ah, lo devi fare contemporaneamente. Salve, salve a tutti. Ok. Ora ha funzionato. No. Nelle prime idee doveva esserci Claire. I've had enough of these games. Let's go. Ah, ok, quindi Elena è tipo not Claire. Ok. Poverina. Mi piace che nessuno ha commentato che abbiamo aperto quelle porte. Quelli stanno solo piangendo. Roger. Oh no! Che devo fare? Elena, there's a switch on these statues that shuts them off. Va bene. Ma ma perché questa cosa? Ok. Ah, adesso escono. Ah, ok, ok. This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. Va bene. Arrabbiatissima, ci resta malissimo quando premi. Just keep moving. My thoughts exactly. Wouldn't want to miss out on all the fun. Guardate quanto è arrabbiata la statua. Oh, buono, buono. E vabbè, ho capito, ma che cazzo posso fare? Sono in animazione.
Stronzo! Vaffanculo, va. Perché mi ha preso l'altra volta? Sì, una trappola abbastanza nonsense. Non posso farci niente! Guardate! Vabbè, ok. Non l'ho capito! Dai, basta. Hanno fatto più male loro che gli zombie, comunque. Accendi le statue. Accendi le statue. Non si cazzeggia con la chiesa. Ma perché c'è gente morta là? Scusami. Che devo fare? Non l'ho capito. Il laser della pistola. Ah. Minchia, astuto. Non ci sarei mai arrivata. Non ci sarei mai arrivata, devo dire la verità. Cioè, io pensavo che si dovesse interagire in un altro modo. Spostando il laser dei tizi morti. Ok, stavolta mi ha fregato. Dobbiamo farlo contemporaneamente. Io avrei sparato alla statua. Ha senso. Aha. Sì, non so che stiamo facendo. È molto strana questa cosa che stiamo facendo. Cioè, quindi se non è un mirino laser non puoi accedere... Va bene? No! Ma che cosa? Ma che... Io neanche ho capito dove devo mirare. Ah, l'ultima Madonna. La Madonna vera. Però ha ragione, se mi avesse detto cosa c'era sotto la cattedrale non ci avrei creduto. Aveva ragione. Da questo punto di vista aveva ragione. Che cazzo? Ma che davvero? Non ho più spazio. Non ho più spazio. No, non puoi. Mi stai prendendo per il culo. Mi stai prendendo per il culo. Fanculo. Butta ste cose. Butta tutto. Vaffanculo. Dammi i proiettili. Dicevo. No, non posso unire le erbe. Le ho già unite. Questa è unita. Me ne frega niente delle bombe, non le userò mai. Sti cazzi. Allora, di là sì. Ok, qua non posso prenderla. Va bene, la Madonna. Perché giustamente, come vedete, le sbarre sono troppo strette. E Leon non... Ma anche lei. Cioè, lei ci passa frontale. Lei ci passa frontale in mezzo alle sbarre. Guardate! Ci passa!
Fino a 6 ne posso unire, eh? Vabbè, lo so che cazzo ne so, non mi fanno manco il tutorial. Guardate, perché non la prendi? Prendi la Madonna! Prendi la Madonna! Niente, non prende la Madonna, niente. No, ma che davvero? Veramente vogliono che sparo alla campanellina. Che fa? Ah. Toll the five bells loud and clear, and thus the true path shall appear. Nothing like a good centuries old riddle. I have to figure it out. A riddle, addirittura a riddle, cioè proprio complicatissimo questo indovinello. Sperando non sia a tempo. Voglio usare la pistola perché io sono figa. No! Voglio usare la pistola! Ce l'ho fatta! Soddisfazione! Non userò il fucile! Vincerò io! Ci sta un po' di cacofonia. Allora, lì c'è un'altra. Aspetta, aspetta, aspetta. Casino. Dov'è l'ultima? Quella. That's all of them. Kind of feel bad shooting antiques. Questo è giusto per attirare gli zombie, esatto. Ok. Adesso arriva il boss. No? No. Did you hear that? I hope it was a door. Come on. Ok. Le Madonne, le Madonne. Ragazzi, le Madonne. Ma Leon sa i nomi diversi delle delle Madonne perché è un esperto di arte antica. Adesso c'è un boss e li ammazza tutti. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Oh mio Dio. Guarda, mica si leva il... Guarda, mica si toglie. Sì, però... si trasformano. Allora, fammi un attimo capire qua il fucile. Ed un cazzo! Ah, ok, sono andati. Vabbè, rip. Vabbè, ragazzi, è stato bello finché è durato. Bello che loro sono completamente immuni, cioè no. Signore, aspetti il suo turno, eh!
onestamente potrei usare una granata. Vabbè, fa notare il gioco. Come ha fatto a salire? Come ha fatto a salire? Don't panic, people. Just move away from it. Everyone, out of the way. We'll take care of this. No, cazzo. Ho dato uno schiaffone. Ma ride? Ma ride? Grasso, ragazzi. È morbido. Però Megan? Megan, where are you? Dov'è? Mi sa che Megan ha la testa spappolata da qualche parte. Poi ti aiuto a raccoglierla, perché ma questa tizia è incredibile. Ma questa tipa è rimasta solo lei? È rimasta solo lei? No, scusatemi. No, aspetta. Sono morti tutti tranne lei? Dov'è Megan? Ma veramente non c'è più nessuno? È rimasta solo lei? Vabbè. Ok. Mi fa quasi pena. Vi giuro, mi fa quasi pena perché... Allora, scusate, io però voglio... capire una cosa. Slot armi. Posso togliere il coltello che ha rotto le palle? Nessuno mi ha spiegato come funzionano. Nessuno mi ha spiegato come cazzo funzionano i menu qua, comunque. Vabbè. E aveva una tessera, non vogliamo sapere dove fosse. Infilata questa tessera, profumata. Si è pure chiuso la porta dietro, pensate. Ma posso ucciderla? Così è più divertente, aspettate. Meritava un tentativo. Meritava un tentativo, però no. Niente. Adesso abbiamo capito perché non è morta, no? Immaginavo di no, comunque. La bomba si fotte. Scusa, aspetta. 4000. Siamo ancora nel passato e non si capisce niente. Wish I believe God were looking out for us right now. Dite rispetto. Sì, rispetto all'intro, ok, però appunto è tutto molto confuso. Non lo so, a livello di narrazione è un po'
Sono perplesso. I think this panel and the numbers on the doors are connected. Cosa cazzo è successo? No, non ho capito. Ci ha dato un pugno attraverso la porta. La Kimun, grazie. Non l'ho capito, che è successo? E... ok. Stanno succedendo cose, comunque. Posso solo guardare dentro. E ci sono i numeri. Che saranno il codice, vero? Won't be able to force this one open. No, c'è un 2 sopra. Zero 12. Devo guardare dentro le stanze in un determinato ordine. Lasso ha gnegnato 5 euro. Battuta time. L'umorismo nero è come le gambe. Non tutti ce le hanno. Grazie. Grazie. Allora, qui non mi posso infilare. Qui non c'è niente. Qui è da dove arrivo, no? Qui c'è un tizio dentro. Qui non posso sparare. Non posso sparare, ok. Qui c'è un tipo simpatico. Con la fiatella. Io non so nemmeno cosa vogliono che faccia. Non posso aprirla con la forza. D'accordo. Ci sarà per forza un codice da qualche parte. Che non ho visto perché sono scema. Giusto? Ah, sì, sono scema. Allora. Sono scema. Zero, uno, due. 021 022. L'ho capito. Ah, ok. Quindi devo fare due... E dai, che palle! Due... Apro le porte. Va bene. Ok. Quindi... io che riesco a bloccarmi con gli enigmi del 6, comunque GG. Sta cosa del quadrato.
Egregio signore. Siamo stati caritatevoli. Poi. Sono troppo intelligente per questi enigmi. Sono una... Sì, sono troppo intelligente per questi enigmi. Dordal? Cosa sta succedendo? Va bene. Grazie comunque. Perché ho fatto sta cazzata? Ok. Era quello che volevo fare, eh. Giuro che questa volta era quello che volevo fare. Che morte drammatica. Poi. Allora, abbiamo capito che le cifre sono per forza 0, 1 e 2. Perfetto. Quindi 2, 1, 0. Ok. Non era così difficile. Bravo Lino, che l'ha capito. Ci potevo arrivare, effettivamente. Ci potevo arrivare, sì. No! Ok, qua Sgrullino è morto. Perfetto. Great. Another puzzle to solve. Esageriamo, su. Ora diventa più difficile. Ora diventa difficile. Tu? Tu sei l'osco, io non mi fido. Nice security system. You just have to punch in the numbers on the doors. Vabbè, le apriamo tutte. Alzare. Ah, gli ha fatto. Ok, ok, ha fatto uscire i tipi. Vabbè. Vabbè. Quello però non si è alzato. Lo scienziato è rimasto a terra. Perché c'è ancora... Ah, ok. Quindi posso... combinarle... così? Fico. Ok, buono a sapersi. Sono abituata io che verde più verde è finita. Secondo me c'è uno zombie di tanto in tanto per far dispetto toglie via qualche nuvola dalle insegne, ci sta? Buongiorno Chicco, buongiorno, buongiorno. Allora, 102 l'abbiamo aperta. Buono
0 è quella, quindi... Bene. Mi piace che quello là non... Guarda, lui sta tranquillo. Ma anche l'effetto di distruzione dei corpi è molto figo. Se pensate comunque quanto era bruttino nel... Non tanto nel 4, nel 4 era carino. Nel 5 non mi piaceva tantissimo. Qui invece mi piace perché... Con calma... Posso? Grazie. Qua cioè comunque ci sono i danni fisici, cioè proprio se, dipende dove li colpisci, a volte fai dei danni al corpo e anche alla testa, tipo è molto bello, e poi proprio si dissolvono e vedi l'interno, è un bel effetto. Continua a esserci la musica di tensione comunque, non so perché. 102 aperta, 210 201. Guardala, 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 guardala. Però non ho capito cosa ho aperto. Devo dire la verità. Cosa ho aperto? Sono confusissima. Forse erano due le porte qua, ok. Forse erano semplicemente due le porte là. Time? Perché non dovrebbe andare l'uptime? Posso controllare, strano. Strano che non vada. Non ho toccato assolutamente niente. Me lo segno, poi guardo allora. Mi fa impazzire quando le cose funzionano e poi smettono di funzionare. Così. Si sarà boh, vabbè, provo a toglierlo e rimetterlo. Io non ho veramente toccato niente, quindi grazie per avermelo fatto notare. Appena finita la live lo sistemo, per fortuna non è grave. Spray dei perdenti, dei vigliacchi. Troppa roba. Crisi, che faccio? Questa la metto. Non posso. Vabbè, non prendo l'erba e sti cazzi, mi tengo i proiettili. Ok. Quindi questa però ancora non l'ho aperta, devo capire come si apre. Uno zero è quella, è ok. Ok. It's open, let's go. I grandi sistemi di sicurezza. Però guardate che bella l'ambientazione. Al di là di tutto è proprio figa. Cioè ha veramente un sacco di dettagli e non sono neanche così a bassa risoluzione, per dire. Cioè, le ambientazioni per ora sono assolutamente la cosa migliore del gioco. E loro sono molto nervosi. Okay, filmato. Allora, attenzione. Troppo hype, Peppe. Troppo hype per Dead Space Remake.
Deborah must be close. Deborah? Chi è Deborah? Who? Grazie per la risposta. Grazie, eh. Grazie. Beh, sappiamo che Deborah, chiunque sia, si sarà trasformata. Please be okay. Lo sapevo. Mi prendi per fessa. Poi mi piacciono sti zombini che stanno per terra, no? E aspettano che arrivi. Oh no, ma chi l'avrebbe mai detto? Ah no. Ma dove è? C'è pure la musica drammatica, eh. Noi dovremmo essere preoccupati per una persona che non conosciamo, a cui tiene un'altra persona che non conosciamo. Dopo che abbiamo sterminato praticamente una città. She's not here either. C'era qualcosa da raccontare. Cazzo! Ah, posso solo... Che sta facendo? Deborah, if you're here, give me a sign. Sì, ma sarà la sorella o la fidanzata? Non credo sia la madre. Sì, ma tipo il cazzo che me ne frega. Mi stai aggrando tutti comunque, eh. La portinaia, chiaramente. Io mi prendo i punti esperienza per adesso. Ah. Ma che ridere! Ma era nel bagno! Stava facendo la cacca. Eeeh, il futuro! Erba rossa? Attenzione, attenzione, erba rossa. Erba rossa me la prendo. Sono molto combattuta. Allora, facciamo una cosa. Una cosa più intelligente, sì? Non posso. Non ho capito come funzionano le erbe! È troppo grossa questa per le compresse, per il portacompresse per ora. Vabbè. La rossa me la prendo. Se arrivi a 11 capsule puoi aggiungerne 6. Va bene, però sarebbe stato carino una spiegazione in game, un tutorialino. Attenzione, attenzione, eh. Deborah? Deborah? Non è Deborah? I'm getting kind of tired of you stringing me along. Are you gonna fill me in here or what? I will, it's just we're running out of time. Sta guardando. Che guarda? Ma che sta fissando? Io vi giuro, non ho capito che guarda. Torcicollo, non capisco. Ah, c'è
c'è roba lì dentro. Roba brutta, brutta. Roba brutta, brutta. Qui. Attenzione. Attenzione. What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. Ah. Beh, visto che c'è un laboratorio sotto la chiesa, un po' la puzza me l'aspettavo, cioè non... Happy birthday, Ada Wong. Oh! Attenzione, attenzione. Scopriamo le cose. Anni studi e ricerche per creare C-Virus, perché era dei grumi. Aspettavo. È Cortana. Ma sta cosa? Is this what you wanted to show me? No. Può finire una frase questa persona? Una! No! No! E che? Cosa? Cosa cazzo vuoi dirmi? Mi state dicendo che Ada è un xenomorfo, esatto? Che poi mi fa morire. Che le mutazioni, cioè ci sono le mutazioni che sono sempre state in generale, comunque con questi virus, le malattie, infezioni, sempre sono uscite fuori tumori, occhi, denti, artigli, tentacoli, di tutto, e poi esce lei, buonissima, da quello che è letteralmente un enorme grumo di vomito e muco. Esce lei, una farfalla, questo bozzolo di merda, esce lei, bellissima, quando fino ad ora tutte le mutazioni, gli esperimenti hanno portato solo a metastasi e a teratomi, esce lei, super gnocca, pure i capezzoli, vabbè, bubissima. La spiegazione di quella scena è peggio di quello che immagini, ma peggio peggio. Non vedo l'ora. Non vedo veramente l'ora. Device C18. Hanno tutti scritto la stessa cosa, tra l'altro. Questa roba era opzionale, boh, vabbè. Leon continua ad avere il torcicollo palese. Io, comunque... Quindi era obbligatorio vedere sta roba. Quindi adesso io tocco il PC. Tocco questo. No. Tocco questo. Però non so il numero. Merda. C'è un numero sul, sopra la... 201, ok. Che ottimo sistema di sicurezza, comunque. We've got to do this again. It worked.
continua a dire che comunque se Elena, Elena o Elena o come minchia si chiama, mi desse una risposta. Attiva i passaggi. No, ma sicuramente non sono nemici, no no. No no, non sto prendendo il pompa adesso, no no. Non esce niente da sti schifi. Sicuro. Sono decorativi. Non hanno rotto le capsule e sono usciti. No no, sono sicura che questo non si muove. Cazzo. Dov'è il cane? Ah, è lì sotto il cane. Sbagliato arma, tra l'altro. Ecco. Ci sarà un profumino qua sotto. Guarda, finché uno per uno e non devo... Ah, vabbè, ma è uno stronzo. Io suoni, pensavo fosse un robot mutante, invece era un cazzone col maglioncino di Natale. Vabbè, questi si attiveranno dopo, sicuramente. No! Ci provare! Stai bene? Elena? Tutto a posto? Ti stai divertendo? Continuate a dirmi che la mira del 4 va bene ed è realistica, mi raccomando. Cazzo di Parkinson. Forse sono infiniti? Io non so se in sto gioco ci sono sezioni dove i zombie sono infiniti. No. Forse sì. Vabbè. Che carini, erano sopra l'ascensore. Non ho... Ma... Che devo fare? Perché non capisco niente? Perché mi sento così stupida? Questa no... Ah, la posso rifare? No. Non posso più interagire. Che cazzo devo fare? Ah, dice... Vabbè, sì, ma non si vede! E non si vede, dai, su! E per favore! Io sono scema, però anche loro non mi aiutano! Io sono stordita. Però non mi stanno dando una mano, ecco. Ah, grazie.
Ok. Sì, però non ti sembra un po' troppo il fucile di... ecco, l'ha tolto. Cioè, aveva il fucile di precisione, insomma. No! Dove puta? Schifo! Schifo! No, 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 via, via, via. Guarda, lancia le bottiglie. Quanto sei dura? Basta? Basta? Minchia, è un boss! È un boss! L'ho visto! Perché mi dà questa sensazione da... da carta da bolle d'aria della carta da imballaggio quando gli schiaccia le teste. Dottorandi universitari lanciano bottiglie e vomitano. Ha senso. Ha il suo senso. Con che forza incredibile l'ha fatta volare, che ridere. Yeah. John Cena! Ok, bene. Va bene, no! Ah, devo aiutarla? Ma basta! Non rompere! Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Questo gioco in coppia è meglio di Text 2. Sicuramente ha più momenti di qualità, su questo non c'è dubbio. Guarda che carini che sono. Fammi passare, aspetta che... comunque il cambio d'arma mi fa proprio schifo qua. Non mi piace. Il selettore dell'arma mi fa proprio schifo. Come fa il drammatico, guarda come fa il drammatico. L'altro dovevi colpire l'altro nemico. Perché c'è il suono di una bomba? Momento di fare qua le cose a due. Sembra la Broski quando ci metti l'acqua te la mangi. Frizzano. Final. Come on. Ok, sono molto confusa da una cosa. Ok. Ho cambiato spalla per sbaglio? Ok. Stavo impazzendo. Posso anche dire un'altra cosa? Cioè... non... se io cambio spalla... cosa ti fa pensare che voglio anche cambiare lato del menu? Magari voglio solo cambiare spalla. Senza cambiare il lato del menu. Cioè... io capisco che è distinto... vabbè...
Io teoricamente sparo mancina, però nei videogiochi non ce l'ho sta cosa, perché ormai sono abituata ad avere la telecamera a destra. Però perché spostare il menu? Sì, farà la co-op con Sabaku, ma fra 6-7 mila anni, con i suoi ritmi. Secondo me usciranno delle cose stupende, perché questo gioco merita. Da questo punto di vista, secondo me, sarà una roba bellissima. È caduto di sotto! No, è caduto di sotto! Non volevo. I scienziologi! C'è un altro... C'è un altro cantatore lirico. Vabbè, però sei stronzo! Mi hai rovinato tutto! Dovevo inseguirlo? Porca miseria, guarda che hai fatto! Le palle, via! Che morte drammatica per due coltellate, comunque, sì. Devo scappare, penso, sì. In tutto questo i miei pille, punti esperienza li ho presi? Oh, vabbè. Tutto questo ancora non ci ha spiegato un cazzo. Comunque ha detto, no, andiamo sotto la cattedrale, ti spiego tutto. Io spero che adesso mi spieghi tutto, perché... Adesso siamo in una miniera, siamo tipo al centro della terra ormai. Trova Deborah. Potrebbe anche spiegare mentre parliamo, comunque. Why can't you fill me in yet? Because you probably don't believe me. That's why I want to show. Non mi crederesti. You'll have all the answers and proof you'll need. Non gli crederemmo, non le crederemmo. Non le crederemmo. No, lei è troppo utile come supporto e quindi non mi lamento, però potrebbe anche raccontarmi qualcosa intanto, sì? Non mi crederesti. Look, if you want answers, you should be prepared to give a couple yourself. You're right. That's only fair, I guess. E no, hai ragione. Mi sembra giusto. E non aggiunge altro. Perfetto! Va bene. Hai ragione! Hai veramente ragione! Vabbè. Che fastidio! Che fastidio di creare la suspense in questo modo greve! È proprio volgare! Ok, qua mi ha avuto, qua mi ha fottuto. Me l'aspettavo, ma era già... sincronizzati. Grazie, Not Claire. Ora via dalle palle, un secondo e devo rompere i vasi antichi. L'antico vaso andava portato in salvo. Continua a dire che le ambientazioni sono veramente fighe, comunque. Oh no, è chiusa, non potremo mai aprirla. Invece... Dai, ora c'è il boss. Dai, ora c'è il boss. Piedini. Ma è uguale a lei. È tipo uguale a lei. Ma sono uguali. Ti prego. Sono veramente uguali, no? Forse no. Ok. Enough with the mystery. No, forse non sono uguali. What the hell is going on here? Let's just get her out of here. No, io sparo a tutte e due. I'll tell you everything.
Hai sparato tutte e due. Che fastidio. Hang in there, sis. Ok, sorella. You take care of her. Leave any hostiles to me. Oh no, è appena diventata inutile. È appena diventata inutile. Stavo finendo di dire no, perché in realtà Elena è utile nel party, spara, è attiva, e adesso niente, peso morto. Rip. Ok, quindi non sono uguali, sono semplicemente due modelli di Barbie. Sì, infatti comunque ha la bocca, potrebbe anche tipo... No, risparmio il fiato, voi non capite la tensione di questo momento. Quanto cazzo ci tengo a questo personaggio, che sia mai le succedesse qualcosa di male, vero? Non potrei sentirmi se le accadesse qualcosa di terribile. Ok, questo è cattivo, questo è rosso, quindi è cattivo. Pure la spada, perché è cattivo, capito? Comunque, teoricamente i cosetti marci, se gli spari, dovrebbero andare giù molto prima. Perché sono tipo marci, no? Aspetta, no, aspetta, cosa stai facendo? Gemmi di nuovo? Io continuo a pensare che i gemiti in questo gioco siano molto Dark Souls. Non so se mi spiego. Sta facendo... Perché fa così? Poi perché in Baby Doll? Cioè... Quanto... Leon! Help! Che è stato? The roof is caving in. Aspetta, fammi. Fa balla. Ah, è ancora vivo. Ma voi li sentite i gemiti di questa signorina? O sono pazza e sento le voci? Io sento proprio lei distintamente fa Ma perché? Che capolavoro questo film. Che capolavoro di gioco. Voi pensate alla doppiatrice. Devi soffrire. Ah! Non così. Non le hanno detto che era. Non le hanno detto il contesto, poverina. Mortacci tua! Me l'ero scordato che c'era lei! Hannigan, maledetta, che non si è fatta sentire per 12 ore! Non si è fatta sentire. Beh, fammi rompere i vasi, non ce n'è tensione, non ti preoccupare. Ok, niente. È doppiata da Laura Bailey, poverina, non le avranno detto il contesto. Non so che dire, se ha fatto i gemiti anche lei. Non credo che l'ha fatta lei, scusatemi. Cioè, io penso che un personaggio del genere avrà doppiato Elena, non la sorella gemente, no? Mm.
Leon Strongman. Ma con quale, con quali fluidi corporei sputi? Ma vai a cagare, va. Paura, sbagliato lato. Ah, fa così, no, per i danni, perché ha poca stamina, ok. Pure Leon comunque sembra che gli piaccia. Non lo so, a me sembra che un po' gli piaccia. Attenzione, boss fight. Attenzione, finalmente. Ah. Ok. Sì, signora. Come in cerca? Ma va a cagare, che in cerca di un partner. No, 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 boss. Cerca di un partner. Si trasforma! Minchia, sì! Ti prego! Via dalle palle! Ok, questo non me l'aspettavo! E adesso esce fuori... Che schifo! Non toccare! Cazzo tocchi! Polidor, cosa mi tenete mess? Cosa? Mica un videogioco, ne ho parlato! Ne ho parlato su YouTube di Mitten Mass. Ah, ma era una gnocca da paura! Ma era una fregnona! Ma era una fregnona! Ava. You look like you've seen a ghost. Ok, adesso qualcuno mi può spiegare che sta succedendo? Scusatemi, a me sembrava stesse bene. Cioè, non ho capito. Sì. Qualcuno dovrà pur cominciare a spiegarmi le cose, sì? Idio. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Deborah. It's all my boobies. Elena, get away from her. Ah, ok, non stava bene, bene. Stop. Okay, no, no. Don't shoot, please. Ah, no, 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 no. Capì un secondo, però. Scifregna, però hai anche dei problemi, diciamo. È finito il boss? Deborah, where are you? Ah, sta ancora cercando, ok. Ah, morti? Ah, ok, punti abilità gratis. No, sto giocando a principiante, sto giocando per la storia, non... Altrimenti non finiamo più. Infatti, ovviamente il gioco non è così facile. Però Ada vestita, Ada con i pantaloni vestita così tanto fa strano, eh. A ring? Don't get the wrong idea. It'll make sense later. La battuta, ha fatto la battuta. Capito, come se no? Fosse l'anello di fidanzamento, ridete. Federy Duck, non so veramente che dire, sono molto confusa anche io. È un costante gemito, tentacoli, donnine nude con altri tentacoli. Ma forse a livelli di difficoltà più alti qui ci sono più nemici, perché per adesso comunque c'erano comunque zombie marci. Ah, 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 ok. Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. Che sta facendo? Deborah!
che fa molto ridere questa cosa. You should put her down. If you have any sympathy for her. This is a nightmare. It can't be real. Cazzo! Sì, ma gode, sta palesemente godendo. Sta palesemente godendo un sacco. E vabbè, però. Stronza. Aspetta. No, no, no. Pompa. Sì, però deciditi da una parte o dall'altra. Da una parte. Sono così confusa quello che sta succedendo. Comunque sì, no, sono un po' troppo facili. Effettivamente facile è veramente facile il gioco. Sì, ma stai fermo un secondo. Che sta facendo? Non stai fermo un attimo. No, il combat system non è male, no, 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 infatti non mi sto lamentando del boss, perché comunque probabilmente giocando a questa difficoltà è pure un casino, perché non capisci che devi fare, perché tipo salta mille fasi. Però, cioè, da questo strettissimo punto di vista specifico, da questo punto di vista è molto più divertente di... Dai, tua madre, però! È molto più divertente di... Ok. È molto più divertente di Resident Evil 4. A me i boss di Resident Evil 4 non piacciono. Perché è un ibrido fra il gameplay classico e un tentativo di fare appunto action che non mi piace. Vabbè, carini che cadono da soli. Mi sento trollata, mi sento molto trollata in questo momento. Cioè, almeno qui è un action, è un action. Spara tutto in terza persona, va bene. Tra l'altro io sto giocando pure male, perché cioè ci sono anche delle meccaniche che sto completamente ignorando, anche perché il gioco non me le ha insegnate, ovvero che puoi fare queste cose, puoi schivare, cioè è molto carino da questo punto di vista. Il problema è che è una cafonata immonda, cioè vorrei che qualcuno mi... Cioè l'idea di creare pathos, tensione, mistero con questo sistema di merda del te lo dico dopo, cioè è proprio veramente brutto. Grazie Liam, sei sempre migliore. Poi c'è questa sorta di nuovo personaggio, cioè Elena che buono, senza una presentazione, è un po' senza né capo né coda, ecco, per adesso almeno, poi magari avrà tutto un capitolo dedicato solo a lei. Madonna, il combattimento con coso, sì, è terribile. Quello con il braccio da non mi ricordo come si chiama, un personaggio fondamentale, sì. Sconfiggi Deborah. Se anche Ada è così, mi sta dicendo che Ada non ha i capezzoli. Deborah! Ma
l'abbiamo messa sotto. No, no, sta benissimo. Ma come cazzo si... Non posso abbassarmi, non c'è una meccanica di abbassarsi sto cazzo di combattimento. Evidentemente no. Ora doveva ricaricare? Questo fucile a pompa fa proprio schifo. Posso, non è successo niente. Chi state sparando? Ah, merda. Non ho ragione a sparare. Eccola! Io non capisco il motivo per cui non mi dà il prompt per abbassarsi. Vabbè. Ok, quello non è molto sexy. Partner è morta. Sì, sì, l'ho visto prima che posso rotolare. Se solo non avessi questa merdosa selezione delle armi che mi fa schifo. Va bene. Comunque era così pure da normale, eh. Adesso lei spara e la fa cadere di sotto. Oh no! Tutto sto bordello. I'm gonna make him pay for this. Look at me. It's gonna be okay. Look at me. Look at me. It's gonna be okay. Just keep your eyes on me. Help me. I'm gonna get you out of here, Deborah. Deborah, look at me. We're gonna get through this. No, let her go! Ma perché lei era nuda? Not her, not my sister. Ma perché lei era in baby doll? Take me! Please! I'll do anything! Please! Please! Please don't hurt her! Deborah! Perché lei no? I didn't know what else to do. Ciao Seta 2021. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. Che fastidio! We're up against the people who really run this country. Che fastidio! Dangerous game. And if you don't play your hand right,
Rispondi al telefono! Nessuno mi spiega niente! Leon, where are you? Simmons there. Yes. Hunnigan, you need to be careful. I think he's the one who did all. Simmons. Leon scuote la testa con disapprovazione. Che fastidio! Che fastidio! Precisione A. Vabbè, tempo C, ovviamente. È veramente terribile. Non ho visto niente, Doffy. Non ho visto niente. Scusa, che ore sono? È complicato, te lo dico dopo. No, veramente questa cosa mi urta a dei livelli incredibili. Cioè, mi va bene la storia trash, mi va bene la storia trash, però sta cosa del rimandare è proprio... fa salire il nervoso. Cioè, vi accetto tutto. Vi accetto la tizia in baby doll for fucking reasons. Perché quella era nuda. Cioè, non capisco il motivo per cui doveva essere nuda. Quando potevano tranquillamente farmi, volevano fare il boss nudo, va bene. La fai vestita, prende fuoco, crea il bozzolo ed esce nuda. Cioè, ha senso in quel caso che sia nuda, ma che questa è nuda, così. È complicato. Devi mettere iPhone e giocare alla campagna degli altri. Ma chiaramente, Polydor, perché poi devi giocare quella di Ada che ti spiega le cose. Sì, però, cazzo. Comunque, allora, io direi che ci fermiamo qua perché... altrimenti, quindi un capitolo dura due orette, è divertente, cioè è comunque divertente, non mi dispiace dal punto di vista del gameplay, però madonna, Leon che passa dall'essere tutto cinico a essere un totale cretino che si fa mettere i piedi in testa, Ada devo dire buona. Questo, buona, però mi è sempre stata antipatica da morire come personaggio, perché è proprio la femme fatale che arriva, fa la figa e se ne va, no? Cioè lei è scesa fino al centro della terra praticamente per salvarci il culo, per sparare a ma cosa lì, Deborah, e poi se n'è andata, senza spiegare niente. Va bene. Leon, mi faccio mettere piedi in testa dal 1998. Più che altro sì, cioè, quindi Ada è una farfalla. Quindi è una butterfly girl, praticamente. E lo so, il gioco è lungo, lo so, perché questa è solo una campagna, non ho idea di quanto sta. Spero che siamo almeno un terzo a questo punto. Comunque, molto carino da questo punto di vista, un po' meno la storia. Lo continuiamo ASAP e io spero di riuscire a portarvi comunque questa settimana anche Silent Hill, così oscilliamo fra due capolavori. È il momento dei capolavori, perché... no, Silent Hill 1, Silent Hill I'm Coming, che mi hanno detto che è un bijou. È la scusa per far risultare Leon un cretino che non sa stare accanto a una donna, ma Crotaldo non c'era bisogno, cioè basta che apre la bocca per capirlo. Comunque, it's complicated, esatto. Buon pomeriggio a tutti, vediamo di fare un ride a qualcuno, che dite? All Gen, grande, ride All Gen, dai. Scrivete it's complicated in chat se vi va, se volete un po' fare gli spammini. Grazie ancora e ci vediamo prestissimo. Grazie per la compagnia e per i consigli. Ciao!